Vorrei ora parlarvi di alcune forme musicali dell'epoca barocca, quel periodo abbiamo detto che inizia dal 1600 e termina nella prima metà del 1750 circa. Le forme musicali sono dei generi di composizione, dei tipi di composizione. Nel corso della storia della musica ne sono state realizzate e prodotte tantissime, decine, forse più di un centinaio. Noi oggi ci soffermiamo su tre forme musicali, forse le più importanti o tra le più importanti dell'epoca barocca. Parleremo della sonata, della suite e del concerto solista. Prima di parlare delle forme musicali, dobbiamo però considerare che le forme musicali sono spesso, queste composizioni, suddivise in movimenti. Si usa il termine movimento, ma spesso si usa anche un termine considerato sinonimo, cioè tempo. Voi sapete che tempo ha anche un altro significato dal punto di vista musicale. Per tempo c'è un'analogia anche con il ritmo. Però in questo caso, parlando delle forme musicali, appunto si può dire per queste parti delle composizioni movimento o tempo. Quindi una forma musicale può avere tre, quattro o più movimenti, sono proprio delle parti. Gli esecutori suonano la prima parte, il primo movimento, poi finiscono, girano la pagina, se c'è da girare la pagina, un altro movimento e via così, fino a terminare tutta la composizione. Ogni movimento riporta all'inizio una parola, di solito un aggettivo, che indica la modalità di esecuzione. Qui vedete c'è scritto grave, e quindi questo è uno spartito per pianoforte, e quindi il musicista sa che deve suonare questo brano, proprio particolarmente con una certa presenza, una certa forza. Qui addirittura si usa agitato, ecco, sono tutte indicazioni che permettono all'esecutore di riportare in musica quello che il compositore aveva scritto sulla carta. Un altro esempio, qui c'è scritto affettuoso, questo movimento riporta il termine di affettuoso, quindi qui chi suonerà questa composizione dovrà eseguirla in maniera particolarmente dolce, di andamento lento e con una certa dolcezza. Qui c'è scritto allegro, quindi sarà una composizione, un movimento da eseguire con una certa sveltezza, con un certo brio. Qui sostenuto, una sonata per clavicembalo, ancora sarà un brano di una certa velocità, ma anche con una certa grinta. Sostenuto vuol dire appunto anche così, con una certa potenza di esecuzione. Parliamo quindi della prima forma musicale che vediamo qui e parliamo della sonata. La sonata barocca è una forma musicale per due strumenti solisti, in questo caso vediamo un oboe e un fagotto, accompagnati dal basso continuo. Il basso continuo che è eseguito dalla viola da gamba e dal clavicembalo. Attenzione, stiamo parlando di sonata barocca. Sonata di epoca barocca. In altre epoche la sonata avrà delle caratteristiche diverse. Possiamo distinguere la sonata di epoca barocca in due generi, la sonata da camera e la sonata da chiesa. Qui probabilmente viene eseguita una sonata da camera. Guardiamo un po' questo signore come accavalla le gambe, le tre signore qui chiacchierano addirittura, questa invece è un pochettino più attenta, probabilmente girerà la pagina anche al clavicembalista. Quindi la sonata da camera, riportata in questa illustrazione, indica una composizione piuttosto briosa, piuttosto salottiera, decisamente di intrattenimento. La sonata da chiesa invece, qui abbiamo una foto di un gruppo moderno evidentemente, la sonata da chiesa è più seria, più rigorosa, ma dal punto di vista tecnico non è che ci siano tante differenze rispetto alla sonata da camera. Qui abbiamo una sonata da chiesa, scusate, per due strumenti solisti accompagnati dal basso continuo.
un flauto dolce contralto, un violino, il violoncello che esegue le note basse del basso continuo e qui il chitarrone, questo strumentone della famiglia dei liuti che realizza gli accordi, l'armonia. Le sonate, sia da camera che da chiesa, di solito sono suddivise in quattro movimenti e hanno un'alternanza nella velocità. Il primo movimento è lento, il secondo è veloce, il terzo è lento e l'ultimo chiusura ancora veloce. Quindi la sonata, ricapitolando, sia da chiesa che da camera, è per due strumenti solisti accompagnati dal basso continuo. Parliamo ora della suite. La suite è una forma musicale strumentale, cioè suonata e non cantata, costituita da una serie di danze. All'epoca c'erano molte danze che le persone conoscevano. Se voi foste stati dei nobili, aristocratici, vissuti in epoca barocca, probabilmente avreste avuto un maestro di danza che vi avrebbe permesso di partecipare a tutte quelle situazioni di società che venivano organizzate all'epoca. Le danze erano tante: minuetto, gavotta, allemanda, e spesso erano raccolte in questa forma musicale, appunto la suite, che poteva contenere anche 5, 6, 7, 8, 10 movimenti di danza. Le danze erano tutte figurate, cioè c'erano dei movimenti particolari da conoscere, per cui non si danzava liberamente come vediamo fare, che so, in una discoteca. C'erano delle figure da rispettare. E dopo la suite vediamo l'ultima forma musicale di cui parliamo in questa lezione, il concerto solista, o semplicemente concerto. Allora, con questo termine, concerto, noi possiamo indicare anche uno spettacolo musicale. Questa sera vado a vedermi un concerto. Ecco, però il concerto non è solamente uno spettacolo musicale, ma anche il nome di una forma musicale. Il concerto solista vede uno strumento solista, in questo caso un flauto dolce contralto, accompagnato dall'orchestra. Qui ci sono strumenti ad arco. Di solito l'orchestra, in epoca barocca, era un'orchestra costituita da soli strumenti ad arco. Il concerto solista è suddiviso in tre movimenti, in tre parti. La prima e la terza sono allegre e veloci, quella di mezzo è lenta e malinconica. Qui abbiamo la foto di un'esecuzione di un concerto, vediamo il solista. L'orchestra d'archi suddivisa in cinque settori: i violini primi, questi tre, 1, 2, 3, i violini secondi, 1, 2 e 3 ancora, le viole, prima e seconda viole, le due viole, il violoncello, qui ce ne sono due, e il contrabbasso, quindi violini primi, violini secondi, viole, violoncelli e contrabbassi. Il clavicembalista esegue naturalmente il basso continuo. Qui vediamo anche il direttore d'orchestra, ma per la verità all'epoca il direttore d'orchestra non si metteva così davanti agli orchestrali, ma sedeva quasi sempre al clavicembalo per eseguire il basso continuo e tutti i musicisti si riferivano a lui. Vediamo un'ultima immagine di un concerto solista, una violinista circondata da tutta l'orchestra. Quindi concerto solista, una forma musicale per uno strumento principale, uno strumento solista, accompagnato dall'orchestra e suddiviso in tre movimenti: il primo e il terzo allegri e veloci, il secondo lento e malinconico. Vi propongo adesso, nei prossimi tre video che ho caricato, tre ascolti musicali delle forme musicali di cui abbiamo parlato adesso. Vedrete una sonata per flauto dolce basso continuo nei quattro movimenti della sonata, cioè il primo lento, il secondo veloce, il terzo lento e l'ultimo ancora veloce. Poi vedrete delle danze barocche, sicuramente tratte da suite, questa forma musicale, ripeto, costituita da una serie di danze,
Ed infine un concerto solista, dato che voi siete flautisti, vi propongo un concerto per flauto, soprano e archi e di Antonio Vivaldi e vedrete questo difficilissimo brano che la suddivisione è appunto quella del concerto solista, veloce, lento, veloce.